Diciamo che in questo momento affrontiamo questa sfida con grande piacere, quindi per me è un onore essere qua e portare avanti la società Arezzo Fiere. E lei, Sandra Bianchi, amministratore unico di Arezzo Fiere Congressi, che dunque succede all'era di Andrea Boldi. L'edizione numero 40 di Oro Arezzo è anche l'occasione per parlare del futuro di Arezzo Fiere e Congressi, società finita nella bufera dopo le dimissioni di 3 consiglieri nello scorso dicembre. Si sta già pensando proprio a un progetto comunque di risanamento in cui i soci sono parte attiva e interverranno direttamente proprio per rilanciare la società e fare un nuovo progetto. Abbiamo messo tanti soldi anche nella struttura, la struttura è stata fatta anche con forti investimenti regionali. Siamo disposti ancora a fare la nostra parte e chiediamo che la facciano tutti. Ecco. Intanto si sta portando al pulito i bilanci per vedere effettivamente lo stato delle cose. Il nostro spirito è quello di mettere la società in condizioni di poter continuare e comunque garantire che la manifestazione si svolga. Ognuno di noi fa la sua parte, senza polemiche su qualcuno che forse in passato non l'ha fatta. Comunque diciamo che Arezzo Fiere è viva e vitale, ha dei problemi contingenti nei confronti dei quali c'è reattività da parte dei soci e quindi in un prossimo futuro vedremo una rinascita anche del sistema fieristico aretino. Mi auguro una rinascita in quanto voi sapete che ho sempre detto, dichiarato e fortemente voluto che questa struttura operasse di più, con più continuità durante l'anno, non soltanto per le fiere Orafe, non soltanto per l'esposizione, ma anche per il turismo congressuale, ma anche per quello di tipo professionale e dunque cercare di dare ad Arezzo una gamba in più per quello che riguarda l'accessibilità da parte dei turisti.